tutti, bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Partiamo subitissimo dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare la quinoa bianca al cacao con i frutti di bosco. È velocissima da preparare ed è veramente golosa, buona da mangiare sia d'inverno calda che d'estate fredda. E la lavo bene, poi la vado a mettere in un pentolino con il latte, un pizzico di sale, un cucchiaino di sciroppo di agave, se non l'avete andrà bene il miele, e due cucchiaini di cacao amaro. Mescolate tutto e lasciate cuocere a fiamma media fino a quando la quinoa avrà assorbito tutto il latte e diventerà appunto come vedete nel video. La vado a mettere in una ciotolina e condisco con dei frutti di bosco o comunque della frutta di stagione. Ripeto, si può mangiare sia fredda che calda. Aggiungo anche un goccino di latte per renderla un po' più liquida. Per pranzo invece, oggi ho deciso di preparare della pasta con melanzane, pomodorini e funghi. Quindi vado prima di tutto a scaldare l'olio con un po' di aglio e ci vado a mettere all'interno i pomodorini tagliati a pezzettini e le melanzane tagliate a pezzettini. Quindi oggi sarà un menù tutto a base di verdure. Metto le mie verdure all'interno dell'olio che ho fatto appunto soffriggere con un po' di aglio. Ci aggiungo anche qualche fogliolina di basilico per dargli un po' il profumo. Ci metto le melanzane e infine ci aggiungo i funghi. Io utilizzo quelli già precotti, quindi in scatola. Se invece voi volete mettere quelli freschi, dovete farli cuocere prima. Quindi prima di mettere i pomodori e le melanzane dovete mettere i funghi. Quando la pasta sarà pronta, unisco il tutto e questo è il mio pranzetto. Secondo invece ho cotto nel forno questi involtini che ho comprato già pronti con due patate, niente di che, niente di speciale, gli involtini non li ho fatti io, ma come dicevo li ho presi già pronti in macelleria. Per snack invece ho preparato questo smoothie di banana con del burro di arachidi, del cacao, buonissimo. Semplicemente dovete frullare la banana con un po' di ghiaccio oppure semplicemente mettere la banana nel freezer e lasciarla un giorno. Frullate il tutto e poi ci aggiungete il cacao a volontà, insomma io ho messo un cucchiaino e un cucchiaio bello abbondante di burro di arachidi. Questo è quello crunch, all'interno ci sono proprio i pezzetti di arachidi. E il mio smoothie è pronto per essere mangiato. Ci metto qualche fettina di banana, qualche anacardo che va sempre bene, questi sono quelli al naturale ovviamente, sempre dell'azienda che vi ho detto prima, e ci metto anche qualche pavesino. Insomma, uno snack molto molto goloso. Per cena, siccome faceva molto molto caldo, ho deciso di preparare semplicemente un'insalata fredda di riso con dei ceci e delle zucchine. Semplicemente ho tagliato le zucchine a pezzettini, le ho messe all'interno di una pentola con un po' di olio, semplicemente olio, senza aglio, senza cipolla, nulla. Ci ho messo le zucchine, le ho fatte cuocere per un po'. Dopo che le zucchine si saranno cotte, aggiungo anche dei ceci cotti già a vapore. Io sto utilizzando questi qui, che sono sempre della stessa marca che vi ho mostrato prima, con la quale mi trovo benissimo. Questa marca di Nunzio purtroppo al momento si trova solo dalle mie zone, però non vi preoccupate perché tra un po' ci sarà un e-commerce dove potete acquistare tutti i loro prodotti che vi consiglio e sono davvero ottimi, di ottima qualità. Aggiungo tutto al riso
Aggiungo anche del mais, delle olive e se volete anche dei pomodorini. Io faccio un po' con i pomodorini e una parte invece la lascio in bianco senza pomodoro. E questa era la mia cena. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se è così, continuate a lasciarmi tanti like, condividete anche il video se vi fa piacere. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!